In diagonale, l'atletica del pensiero di Giovanni Petta. Guarda come piove in diagonale sui miei pensieri e sulle tue parole, sul tuo vestito che si attacca addosso, sul mio imbarazzo, l'erba dentro il fosso. Guarda come piove. Di chi in diagonale e di che cosa siamo contemporanei? E innanzitutto, che cosa significa essere contemporanei? Se lo chiede Giorgio Agamben, che è un filosofo nostro contemporaneo, 81 anni, all'età dei miei genitori, e si chiede appunto di chi e di che cosa siamo contemporanei. Si prova a rispondersi. Nietzsche, nel 1874, giovane filologo che aveva lavorato fino allora sui testi greci e 2 anni prima aveva raggiunto un'improvvisa celebrità con La nascita della tragedia, pubblicò nel 1874 le Considerazioni inattuali, con le quali vuole fare i conti col suo tempo, prendere posizione rispetto al presente. E lui situa la sua pretesa di attualità, la sua contemporaneità rispetto al presente in una sconnessione, in una sfasatura, e appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo colui che non coincide perfettamente con esso né si adegua alle sue pretese ed è perciò in questo senso inattuale. Ma proprio per questo, proprio attraverso questo scarto, questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e di afferrare il suo tempo. E insomma è un bel passo avanti nel tentativo di modificare un po' l'idea di contemporaneità. Infatti, dice Agamben ancora, questa non coincidenza dell'uomo contemporaneo con la sua attualità non significa che contemporaneo sia colui che vive in un altro tempo, un nostalgico che si senta a casa più nell'Atene di Pericle o nella Parigi di Robespierre che nella città e nel tempo in cui gli è stato dato di vivere. Un uomo intelligente può odiare il suo tempo, ma sa in ogni caso di appartenergli irrevocabilmente, sa di non poter sfuggire al suo tempo. E dunque, se per Nietzsche intempestiva questa considerazione lo è, si legge all'inizio della seconda considerazione inattuale, perché cerca di comprendere come un male, un inconveniente e un difetto qualcosa di cui l'epoca va giustamente orgogliosa, cioè la sua cultura storica, perché io penso che siamo tutti divorati dalla febbre della storia e dovremmo almeno rendercene conto. Quindi la contemporaneità, invece, secondo Agamben, è una singolare relazione col proprio tempo, che aderisce ad esso e insieme ne prende le distanze. Più precisamente, dice ancora Agamben, è quella relazione col tempo che aderisce allo stesso tempo con una sfasatura, e coloro che coincidono troppo pienamente con l'epoca, che combaciano in ogni punto perfettamente con essa, non sono contemporanei, perché proprio per questo non riescono a vederla, non possono tenere fisso lo sguardo su di essa. Buongiorno amici di In Diagonale, come vedete oggi abbiamo cominciato volando alto con i filosofi, ma parleremo come al solito delle nostre vite e parleremo di questa atletica del pensiero che è assolutamente necessaria in questo mondo in cui, come dice Agamben, troppe persone coincidono pienamente con l'epoca, combaciano in ogni punto perfettamente con essa e quindi non sono contemporanei. Perché proprio per questo non riescono a vederla, non possono tenere fisso lo sguardo su di essa. In pratica Agamben sta dicendo che i veri contemporanei sono noi che facciamo atletica del pensiero. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità,
ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Articoli di Valeria Rini di qualche giorno fa, delle cose molto interessanti. Siamo nel novembre 2023. Mettersi in gioco per il benessere del territorio, questo è l'invito di Confindustria Alto Milanese agli imprenditori e agli studenti intervenuti alla 78esima assemblea dell'associazione, che è andata in scena giovedì 23 novembre al Teatro Trinnanzi di Legnano. Ma per mettersi in gioco bisogna fare fatica. Davanti a Maurizio Carminati, il presidente, ci sono 200 studenti delle scuole superiori del territorio con i loro insegnanti e 27 studenti del corso IFTS in meccatronica proposto da Confindustria. E Carminati dice: le nostre imprese hanno disperato bisogno di personale giovane e competente, di collaboratori capaci, svegli, formati, ma soprattutto di brave persone. Le imprese però non solo trovano personale impreparato, ma fanno fatica a trovare qualcuno a cui interessano le discipline tecniche. E a questo punto gli viene fatta una domanda: ma perché se i ragazzi non studiano vengono comunque promossi? È una domanda provocatoria. E lui risponde: se vogliamo una scuola di serie A dobbiamo poter scegliere i docenti per merito e dobbiamo fermare gli studenti che per pigrizia o per limiti non arrivano all'apprendimento minimo richiesto. Bisogna però mettere gli insegnanti nelle condizioni di poter bocciare. I professori, ha detto Carminati di Confindustria, dovrebbero poter beneficiare di una sorta di immunità che li protegga dai ricorsi al TAR e dalle minacce legali di alcuni genitori sempre più lontani da riconoscere i docenti come educatori dei loro figli, talvolta anche in loro assenza. Gli insegnanti devono poter esercitare un mestiere basato sull'autorità e sull'autorevolezza, perché preparati e competenti, un'autorità che deve permettere loro di punire i ragazzi a prescindere dalle minacce dei loro genitori. Dunque, la cosa che mi ha sorpreso di questa proposta così forte, ma io ritengo anche aggressiva, si parla di punire, si parla di immunità dei docenti rispetto al TAR, anche quando magari hanno torto, no? Un genitore non dovrebbe più esercitare il suo ruolo di genitore, di difendere dal mondo i propri figli quando il mondo si comporta al di là della legge, di fuori della legge o in maniera impropria, e quindi qui si chiede tutto questo. Inoltre c'è anche da dire che Confindustria chiede spesso al governo di salvare le aziende che invece sono bocciate dal mercato. Allora, se questa cosa va applicata ai ragazzi, perché chiediamo contributi allo Stato per salvare le aziende che invece sono state bocciate dal mercato e che non riescono, anche lì, o per pigrizia o per incapacità o per limiti, no? come dice il presidente di Confindustria. Dovremmo invece tenere le due cose sullo stesso piano. Se aiutiamo i ragazzi e non li bocciamo perché devono crescere e possono dare
darci dei fantastici risultati più in là, perché magari nel momento in cui dovremo bocciarli, quello è un momento di grave crisi per quel ragazzo. Allo stesso modo dobbiamo cercare di salvare le aziende, perché potrebbero darci delle cose bellissime, per esempio in termini di posti di lavoro, passato il momento di crisi. Allora non riesco a capire perché lo stesso concetto che Carminati vuole applicato per le sue industrie non possa essere applicato ai ragazzi. Ma c'è Daniele Novara, il pedagogista, che risponde in maniera molto più puntuale di me. Non si educa mortificando. A entrare nel dibattito sulla bocciatura è sempre un articolo di Valeria Rini e Daniele Novara, celebre pedagogista, autore di numerosi saggi e pubblicazioni, interpellato per portare il suo punto di vista di tecnico esperto dopo la provocazione lanciata dal presidente di Confindustria Maurizio Carminati, Confindustria Alto Milanese. E Novara dice: in qualsiasi processo di apprendimento è il successo che genera il successo. Non c'è nessuna ricerca al mondo che abbia mai dimostrato il contrario, ovvero che il fallimento generi soddisfazione. Dal fallimento ognuno di noi, come un arabe fenice, può cercare di rigenerarsi, ma questa è una riparazione, non la norma. La norma deve essere una scuola dove i ragazzi e le ragazze imparino con soddisfazione. La mortificazione non è mai stato un criterio educativo, e questo lo dico davvero anche ai tanti genitori che chiedono una scuola più severa. Noi dobbiamo fare una scuola più colta, non più severa, dobbiamo fare una scuola più accogliente, non più severa. La severità e la mortificazione e l'umiliazione dei ragazzi, come dice il pedagogista Novara, non porta da nessuna parte. Dice ancora: la bocciatura rappresenta un modello di scuola arcaico, giudicante, che continua a fare valutazioni e a dare voti. Noi abbiamo invece bisogno di offrire una scuola dove i ragazzi siano motivati, dove imparino attraverso un percorso di apprendimento step by step, con una valutazione ma evolutiva, che metta in luce i loro progressi piuttosto che fermarli se non superano un certo ostacolo. Solo sbagliando si impara. Una scuola che boccia crea solo problemi ai nostri alunni. I risultati di un modello che Novara definisce arcaico non sono per niente incoraggianti. Abbiamo il più basso numero di laureati in Europa, una percentuale elevata di dispersione scolastica che va intorno al 12%, e abbiamo tra il 20 e il 25% dei ragazzi che non studiano e non lavorano. Ma di questo in diagonale ha parlato tantissime volte nelle puntate precedenti. Ci soffermiamo invece sulle dichiarazioni ancora di Novara. Francamente non riesco a capire come in questo quadro già disperato le bocciature potrebbero creare un incentivo a generare competenze. Si parla tanto di patriarcato in questi giorni, ma anche la scuola non sembra essere lontana da questi comportamenti. I dati parlano chiaro: il 50% dei ragazzi viene bocciato una seconda volta. Secondo il pedagogista, un altro aspetto importante da valutare è quello del gruppo. L'idea di togliere l'alunno dal suo gruppo classe è minacciosa. La scuola è prima di tutto una comunità, è un luogo di apprendimento sociale. Gli alunni imparano non solo dall'insegnante, ma anche dai loro compagni. Quello che fortemente mi preoccupa, dice ancora Novara, è che la società sta fortemente trascurando la scuola e le conseguenze potrebbero essere tragiche. Vedete che il tema è davvero serio. Sullo stesso tema, Francesco Billari, demografo e rettore della Bocconi, lo scorso 2 novembre dice: in Italia quasi il 38% degli uomini e il 33% delle donne non ha un diploma di scuola superiore, la media europea invece è del 20%. Sono laureati meno del 30% dei giovani tra i 25 e i 34 anni. Siamo lontanissimi da paesi come Francia e Spagna, che hanno il 50%, Giappone e Irlanda 60%, Canada e Corea del Sud 70%. Infine abbiamo il primato europeo dei giovani che non studiano e non lavorano. Secondo Billari è necessario spostare più avanti il momento della scelta, che oggi è richiesta a 13 anni, e pensare di portare tutti i ragazzi al diploma superiore, anche mettendo in discussione un dogma come quello della bocciatura. La bocciatura è un sistema che per noi pervade la vita scolastica. Se uno studente non è promosso in una o due materie, deve rifare anche tutte le altre. Questo mi pare, dal punto di vista dell'efficienza, uno spreco di talento evidente. Io sarei per eliminare la bocciatura e pensare a dei sistemi in cui responsabilizzare gli studenti, ma anche gli insegnanti, per portare avanti
tutti. Ecco, mentre gli esperti ci dicono questo, il presidente di Confindustria dell'Alto Milanese dice che bisogna tornare alla bocciatura, che dobbiamo tornare alla severità, che dobbiamo tornare alle sberle date ai nostri figli, dobbiamo tornare all'aggressività e alla violenza. Ecco, forse anche su questo dovremmo fare atletica del pensiero. Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare. E chi se ne frega se è sesso, se è amore. Conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore. Che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore? E che serve una canzone per parlare d'amore. Ma non confondere l'amore e l'innamoramento, che oramai non è più tempo. E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori tira vento. Per due che come noi non si son persi mai, e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione. Vuoi fare un bambino o lo faccio io? Se ti fa piacere so farlo da Dio. Oppure vorresti che fossi tuo padre per stringerti al petto e cantarti le fiamme. E chi se ne frega di Jung o di Freud? Non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi. E a volte anche è bello trattarsi un po' male, dormire di schiena per poi farsi abbracciare. Ma non confondere l'amore e l'innamoramento, che oramai non è più tempo. E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori tira vento. Per due che come noi non si son persi mai, e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione dopo vent'anni a dirsi ancora di sì. E stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo. E sentite, amici di In Diagonale, cosa dice ancora Giorgio Agalben, questo filosofo di 81 anni. Leggo: vorrei a questo punto proporvi una seconda definizione della contemporaneità. Contemporaneo è colui che tiene fisso lo sguardo nel suo tempo, per percepirne non le luci, ma il buio. Tutti i tempi sono, per chi ne esperisce la contemporaneità, oscuri. Contemporaneo è appunto colui che sa vedere questa oscurità, che è in grado di scrivere intingendo la penna nella tenebra del presente. Ma che significa vedere una tenebra? Percepire il buio? Una prima risposta ci è suggerita dalla neurofisiologia della visione. Che cosa avviene quando ci troviamo in un ambiente privo di luce o quando chiudiamo gli occhi? Che cos'è il buio che vediamo? E sentite cosa dice Agalben. I neurofisiologi ci dicono che l'assenza di luce disinibisce una serie di cellule periferiche della retina, dette appunto off cells, che entrano in attività e producono quella specie particolare di visione che chiamiamo il buio. Vedete, allora non è il buio, non è pertanto un concetto privativo, non è la semplice assenza della luce.
qualcosa del tipo una non visione, ma è il risultato delle attività dell'off sales, cioè un prodotto della nostra retina, qualcosa che va visto in positivo. Quindi il buio per i neurofisiologi non è assenza di luce, ma è una cosa a sé. Ciò significa, se torniamo ora alla nostra tesi sul buio della contemporaneità, che percepire questo buio non è una forma di inerzia o di passività, ma implica un'attività. E ci vuole anche un'abilità particolare, perché bisogna neutralizzare le luci che provengono dall'epoca per scoprire la sua tenebra, il suo buio speciale, che non è però separabile da quelle luci. Ed ecco la definizione a cui arriva il filosofo: può dirsi contemporaneo soltanto chi non si lascia accecare dalle luci del secolo e riesce a scorgere in esse la parte dell'ombra, la loro intima oscurità. Con questo non abbiamo tuttavia ancora risposto alla nostra domanda, perché riuscire a percepire le tenebre che provengono dall'epoca dovrebbe interessarci. Per quale motivo? Non è forse il buio un'esperienza anonima e per definizione impenetrabile, qualcosa che non è diretto a noi e non può perciò riguardarci? Ecco la risposta del filosofo a Galben. Al contrario, il contemporaneo è colui che percepisce il buio del suo tempo come qualcosa che lo riguarda e non cessa di interpellarlo, qualcosa che più di ogni luce si rivolge direttamente e singolarmente a lui. Contemporaneo è colui che riceve in pieno viso il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo. Buona atletica del pensiero. Pioggia e sole cambiano faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu ricordati dovunque sei. Se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora. E tendere la mano vuote. E con le stesse scarpe camminare per diverse strade. O con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere. Se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai, pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano, lasciano il tempo che trovano e il vero amore può nascondersi. Confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Si è celebrata la giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, ma nella striscia di Gaza la guerra ha già provocato oltre
1.700.000 sfollati e quasi 15.000 morti. Dopo tre decadi, la storia della Repubblica dell'Artsakh è terminata e il 1 gennaio 2024 cesserà formalmente di esistere ogni istituzione che richiami lo Stato mai riconosciuto del Nagorno-Karabakh. E ogni Stato ha un giorno che ne celebra l'indipendenza, c'è però un popolo che invece conserva il ricordo del giorno della sua scomparsa, della fine della sua esistenza. Il popolo armeno della Repubblica dell'Artsakh, nome con il quale era stato battezzato lo Stato mai riconosciuto da alcun paese al mondo, quello del Nagorno-Karabakh, che ha cessato di esistere il 19 settembre dopo che le truppe dell'Azerbaigian hanno sferrato un violento attacco con l'aviazione, artiglieria e droni, che ha provocato centinaia di vittime, e a seguito dell'aggressione da parte di Baku e della resa totale da parte dell'amministrazione della Repubblica del Nagorno-Karabakh, oltre 100.000 cittadini armeni hanno abbandonato per sempre la loro terra, sono andati verso la vicina Armenia o verso altre zone. In Siria invece c'è un paese soffocato dalla guerra e dalla crisi economica. Da Sveida a Dara le piazze della Siria tornano a infiammarsi. Le ragioni vanno dalla crisi economica alla richiesta di libertà e rispetto dei diritti umani. Gli stessi aiuti umanitari restano ostaggio della politica e dei pochi fondi a disposizione. Qui ci sono stati 12 anni di guerra e di terrorismo che hanno messo in ginocchio l'economia. E il cambiamento demografico è un segno tangibile di tutto ciò. Dei 22 milioni di persone che abitavano il paese prima dell'inizio delle ostilità, 7 milioni e mezzo sono sfollati interni e altrettanti sono profughi nei paesi limitrofi, cioè Turchia, Libano, Giordania e non solo. Il tessuto produttivo è decimato e la disoccupazione è ai massimi storici, come l'inflazione. In Sudan la guerra civile affama la popolazione. Uccisioni di civili, violenze, saccheggi, attacchi a chiese e ospedali. Sono 4.700.000 le persone fuggite a causa degli scontri scoppiati ad aprile e 1 milione di queste persone si è rifugiato nei paesi vicini. Gli appelli delle ONG per fermare il conflitto si fanno sempre più insistenti. Sono passati più di 4 mesi da quando a Khartoum, che è la capitale del Sudan, sono iniziati gli scontri tra le truppe, le forze armate sudanesi, fedeli al capo di stato maggiore del paese, e la milizia paramilitare guidata da un altro generale. Gli scontri non accennano a finire e nel fuoco incrociato dei due schieramenti che si contendono il controllo del territorio sono finiti uomini, donne e bambini, uccisi in attacchi deliberati verso abitazioni, chiese, ospedali, mentre cercano cibo, acqua e medicina. Dal 1 settembre sono più di 4 milioni e mezzo i sudanesi costretti a scappare. Naturalmente vanno verso le zone vicine, Chad, Egitto, Sud Sudan, Etiopia, Repubblica Africana. Quando ti sembra tutto contro e via di scampo non c'è, prova a guardarti accanto, chissà, sarà l'impressione del momento, ma forse qualcosa non va. Il fiato diventa più corto, fumi troppe città. Sai che l'amore è fatto di cuore, distinto non di ragione, più forte di un treno che sbuffa quando cambia direzione, come una mano che tocca dentro per riaccendere la vita. Ci sarà. Per strada incontri gente sconosciuta e non capisci perché, allo sguardo perduto.
tutto nel niente, proprio come te. E ci sarà un modo per sciogliere il nodo, il dono della libertà. Non è come quando inventi una scusa, ma riprendersi la vita. E rami e scogliere non sono barriere, se deciderlo vorrai. Grazie anche questa mattina di essere con noi in questa domenica mattina, e grazie anche a coloro che ascolteranno sul podcast la puntata registrata. Stiamo parlando della contemporaneità e Giorgio Agamben, filosofo di 81 anni, ci dice che un buon esempio di questa speciale esperienza del tempo che chiamiamo la contemporaneità è la moda. Ciò che definisce la moda è che essa introduce nel tempo una peculiare discontinuità che lo divide secondo la sua inattualità o inattualità, il suo essere o il suo non essere più alla moda e non semplicemente di moda che si riferisce solo alle cose. Questa cesura, per quanto sottile, è perspicua, nel senso che coloro che debbono percepirla la percepiscono immancabilmente, proprio in questo modo attestano il loro essere alla moda. Ma se cerchiamo di oggettivarla e di fissarla nel tempo cronologico, essa si rivela inafferrabile. Innanzitutto, l'ora della moda, l'istante in cui essa viene in essere, non è identificabile attraverso alcun cronometro. Questo ora, infatti, è forse il momento in cui lo stilista concepisse il tratto, la nuance che definirà poi la nuova foggia della veste? Oppure è quello in cui l'affida al disegnatore e poi alla sartoria che ne confeziona il prototipo? O piuttosto il momento della sfilata in cui la veste è indossata dalle uniche persone che sono sempre soltanto alla moda, le mannequin, che tuttavia proprio per questo non lo sono mai veramente? Poiché in ultima istanza l'essere alla moda della foggia o della guisa dipenderà dal fatto che delle persone in carne e ossa, diverse dalle mannequin, queste vittime sacrificali di un Dio senza volto lo riconoscano come tale e ne facciano la propria veste. Ecco la contemporaneità per Agamben. Voglio quel poco di potere che cura la nevrosi, eppure ahimè la espande. Ai desideri dei mediocri ho dei figli obbedienti. Una casa spaziosa, elettronica, luminosa, vistosa, amministrata da una donna silenziosa. Ah, ah. Meno ideale, più ragione, come dire meno sentimento, capacità di stare collegato all'ordine del mondo.
il feroce futuro, un rigore metallico, discrezionalmente morale, sbranare chi capita è volere di più. Vorrei un'automobile nuovissima. Vorrei anzi un prototipo, un congegno in mezzo al cuore che si potesse programmare. Aneliti, palpiti e disordini per sempre controllare. Insieme a voi corro e desidero, corro insieme a voi contemporaneo, sogno con voi un poco dei vostri raggiungibili sogni. Corro insieme a voi, corro e desidero, corro insieme a voi contemporaneo. L'approvazione, la condivisione, successo crescente dell'azienda, solida economia in solido occidente, economisti, medici, giudici tranquillizzanti, soluzioni collaudate, rapide e sapienti, è volere di più. Così mantengo la regola dei sentimenti immobili, l'individuale etico dei tempi. Com'è lontano il Novecento, com'è lontano, tutto andato via col vento. Contemporaneo, non serve capire ogni parola, lo spirito muove il corpo e anche l'idea. Democrazia dei profitti perfetti, delle nude proprietà distese, pretese. Contemporaneo, che parola opportuna, che moto apparente delle idee più contrastanti. Se vuoi salire all'altare maggiore di questi tempi, niente e nessuno può fermarti. Insieme a voi corro il desiderio, corro insieme a voi contemporaneo, sogno con voi un po' dei vostri raggiungibili sogni. Corro insieme a voi, corro il desiderio, corro insieme a voi contemporaneo, sogno con voi un po' dei vostri raggiungibili sogni. Contemporaneità, oggi stiamo parlando del nostro essere contemporanei, di come questo fare atletica del pensiero ci porti ad essere molto vicini al concetto di Agalben, che diceva: è contemporaneo solo chi riesce a cogliere anche le ombre della sua contemporaneità, che non si fa abbagliare dalla luce che rende tutti incapaci di vedere le ombre della propria contemporaneità. Quelli non sono contemporanei. La nostra contemporaneità è fatta di tante cose, per esempio le persone senza dimora morte nel 2022 sono 393, più di una al giorno.
un dato che segna il bilancio peggiore degli ultimi 3 anni, con un incremento del 55% rispetto al 2021 e dell'83% rispetto al 2020. Questi dati sono impressionanti perché davvero dovremmo migliorare da questo punto di vista, no? Se noi osserviamo la linea di un grafico immaginario che descrive il miglioramento, il progresso in ambito tecnologico-scientifico, vediamo questa linea che si impenna verso l'alto. Invece, da un punto di vista dei diritti umani, tutto ciò diventa sorprendentemente negativo. Pensate che il secolo passato, quello in cui io sono nato, doveva essere il secolo, diciamo così, dell'apoteosi dell'umanità, e invece, pur essendo stato il secolo dell'energia elettrica, dell'acqua nelle case, di tutta una serie di conquiste da un punto di vista tecnico, scientifico, igienico, sanitario, pensate solo alla lotta contro le malattie più diffuse, e invece è stato il secolo di 2 guerre mondiali, di 2 bombe atomiche, di 2 totalitarismi, il comunismo e il nazismo, e sul finire persino delle guerre nei paesi della ex Jugoslavia che ci hanno riportato nella contemporaneità nostra di allora delle immagini disastrose per il nostro essere umano. Ma questa strage di persone senza dimora del 2022 è impressionante proprio perché è dell'83% maggiore rispetto al 2020. Il documento della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora ci dice che è falso il mito secondo cui in strada si muoia prevalentemente di freddo, perché nel 2022 sono 109 le morti avvenute in estate, 101 in autunno, 86 in inverno e 97 in primavera. A conferma di quanto sosteniamo da anni, commenta l'organizzazione, le persone in stato di grave marginalità muoiono in ogni mese. I piani freddo che fanno le grandi città come Roma e Milano, con l'ampliamento dei posti letto nelle strutture di accoglienza notturna e il rafforzamento dell'attività delle unità di strada, contengono almeno in parte i decessi, ma poi terminano e l'emergenza riprende. Le morti delle persone senza dimora interessano tutta Italia, dalle grandi città ai piccoli comuni di provincia. Come evidenziato dalla ricerca, i decessi sono stati registrati in 234 comuni. In testa ci sono le città di Roma e Milano, rispettivamente con 32 e 21 morti in strada, ma dati allarmanti provengono anche da Napoli, Firenze, Genova e Bologna. Contemporaneità, atletica del pensiero. Questa mattina non mi sono svegliata e l'invasore ce l'avevo in casa. Inseguita, controllata, minacciata nel tossico vestito dell'amore. Una camicia di veleno, quel vestito che brucia il tempo e tutte le sue ore. Il pentimento e poi le scuse, il farò meglio. Sono le maschere che hanno armato il coltello. Sono stati padri, è stato il sacrificio. Sono stati i rifiuti a cui non si è educati. È stata la cattiva educazione che non ha mai insegnato l'emozione. È stato il falso romanticismo che non si romanzi più l'orrore, il disonore. Non c'è niente, niente da salvare. Chi ha ucciso, ha ucciso, e questo è criminale. E l'abbandono, dico, nella gelosia, come se in fondo fosse un poco colpa mia. E un'altra volta è lui a prendere la scena, è ancora lui ad invocare pena. Coi chiodi del possesso alza la voce, la passione che ti porta in croce. Nel silenzio delle porte poi ti uccide, con tutto quello che al mondo non si dice. Sono state le botte date a mia madre, sono stati i soldi in una mano solo, è stato il domicilio, è stato per mio figlio. Sono stati secoli
di fischi al gatto. È stato il corpo esposto e nascosto. Sono stati secoli di cattiva educazione, di prigione del corpo offeso dall'amore. Questa mattina non mi sono svegliata, il carnefice ce l'avevo in casa. Non è stata la sfortuna, è stata la maledizione che procede di generazione in generazione. In questa contemporaneità così fatta ci chiediamo anche che senso ha ricorrere alle religioni, le religioni della contemporaneità. Vedete i tre monoteismi, cioè i cristiani, i musulmani e gli ebrei che combattono fra di loro in varie parti del mondo. Marcello Pera, un pensatore appunto cristiano, è stato anche presidente del Senato qualche anno fa, in un saggio introduttivo al libro La detronizzazione della verità di von Hildebrand, scrive che l'uomo contemporaneo è affetto da sindrome di tracotanza, cominciato col separare il sapere dalla fede, ha poi esaltato il primo a spese della seconda, ha infine pensato che la religione sia una dimensione minore, accessoria, transitoria, non indispensabile, che una volta tolta o superata lo porrà nella condizione di fare da sé ed essere arbitro unico del proprio destino. L'uomo moderno ha così perso il concetto di salvezza e lo sta sostituendo con quelli di convenienza, utilità, progresso e simili nozioni secolari, oppure con il concetto inebriante di libertà. Non si accorge che la libertà degenera nel suo contrario se rinnega la norma assoluta che la regola. Questo tipo di uomo va richiamato alla sua responsabilità, dice ancora Marcello Pera. Deve correggere la propria educazione, deve governare i suoi propri manufatti, la stampa, la cultura, l'arte, la radio, la televisione, il cinema e internet. Deve tornare a provare lo stupore e con lo stupore deve far crescere l'ammirazione che egli deve a chi ha creato le cose che stupiscono. Il bello, il bene, la misura, l'armonia, l'ordine. Se la modernità gli ha dato il potere immenso della ragione, la stessa ragione, correttamente ascoltata, lo fa scoprire debitore e bisognoso della fede. Ecco allora che questa fede, che è necessaria secondo Marcello Pera, deve assolutamente essere ricercata anche nella contemporaneità. E tuttavia chi non ha il dono della fede, questo lo aggiungo io, potrebbe immaginare una fede di carattere laico, l'idea che l'universo ha creato questo miracolo strepitoso che siamo noi, che siamo il genere umano, e che non possiamo morire facendo le stesse cose che fa un animale, con tutto rispetto per gli animali. Ma se io osservo il mio cane cerca il cibo, il mio cane cerca una tana per ripararsi dalle intemperie e cerca di accoppiarsi perché sente l'istinto della continuazione della specie. Ora, se io mi riduco a fare le stesse cose del mio cane, cioè a andare al lavoro e quindi per procurarmi il cibo e altri comfort, penso alla mia casa che deve essere anche carina, deve avere il giardino come quello del Mulino Bianco, e poi chiamo amore quello stesso istinto di accoppiamento che sente il mio cane perché anch'io sono programmato per la continuazione della specie, quando arriverò a 100 anni, prima di morire mi guarderò indietro e dirò: ho fatto una vita da cane, cioè ho fatto le stesse cose che fa il mio cane. Ecco allora che questa fede può essere assolutamente laica. La mia fede è fare della mia vita qualcosa di importante in funzione di questi stessi argomenti che Marcello Pera collega a Dio, cioè quelle cose che stupiscono: il bello, il bene, la misura, l'armonia e l'ordine. Tuttavia, ancora in questo saggio introduttivo di Marcello Pera, si fa un riferimento proprio a una frase di von Hildebrand che scrive: esistono vari modi in cui una realtà metafisica può rivelarsi alla nostra mente. E qui Kant torna più utile di quanto egli pensi. Quale rivelazione? Come rivelata? Se Dio si presentasse alla mia mente, scrive Kant,
potrei riconoscerlo solo da ciò che mi dice, non dalla forza con cui mi si impone, non dalle sembianze che assume. Se, ad esempio, mi chiedesse, e può accadere, di usare violenza, mancanza di rispetto, sottomissione degli altri, privazione della persona come valore in sé, dovrei concludere, la mia stessa ragione mi porta a concludere, che non è veramente Dio colui che mi parla. Che parole incredibili che dovrebbero assolutamente ascoltare non solo i crociati dei secoli precedenti, ma anche i crociati di oggi delle altre religioni. Povero tempo nostro, povere fatiche, povera la terra intera che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro, e poveri questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà per chi bestemmia le parole. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione che tutto appassirà per chi bestemmia le parole, che tutto appassirà a chi bestemmia le parole. E stiamo parlando di contemporaneità, amici di In Diagonale. Stiamo facendo atletica del pensiero su questo nostro essere contemporanei al nostro tempo, di una visione che ci permetta di come farla franca, di come salvare la pelle da questa contemporaneità. E abbiamo osservato, tramite un discorso di Marcello Pera nell'intervento precedente, come sia necessario ritornare a quei valori che erano valori etici contenuti all'interno del rispetto di un Dio, del Dio cristiano. Invece il filosofo inglese Grayling scrive: «La mia posizione è che il progresso umano si è per lo più verificato a dispetto delle reazioni religiose, e che gran parte delle umane sofferenze, a eccezione di quelle causate da malattie o altri eventi naturali, è stato il risultato di conflitti ispirati dalla religione e di un'oppressione basata sulla religione». Il corso della storia della filosofia viene quindi diviso da Grayling in tre grandi cicli. Ora leggo da un articolo di Raffaele Carcano, che riporta, è una recensione di un suo libro, di un libro di Grayling. E il corso della storia in questo libro viene diviso in tre grandi cicli: 6 o 7 secoli di riflessione umanistica, oltre un millennio di egemonia culturale cristiana e altri 6 secoli di lotta tra un rinato pensiero illuministico e una perdurante influenza religiosa. Ma che cos'è questa etica religiosa e perché è negativa per Grayling? Perché, scrive, l'etica religiosa consiste sostanzialmente nella sottomissione a istanze
assenza di supposta origine sovrannaturale. Ne consegue che la minaccia di punizioni ultraterrene non rappresenta una motivazione ragionevole, perché fa appello alla forza. Quindi, secondo Grayling, la religione è violenta nei confronti dell'uomo, minaccia punizioni. Né Miglio e Fortuna possono riscuotere gli inviti a obbedire a Dio perché è buono, in quanto presuppone l'esistenza di un criterio di bontà indipendente da Dio, o anche perché una divinità mira davvero a garantire il nostro benessere a lungo termine e dunque sarebbe meglio obbedirgli anche quando i suoi comandamenti non ci appaiono condivisibili. Questa tesi, secondo Grayling, è smentita dall'astrusità del Dio del racconto veterotestamentario e dalla illogica sofferenza inflitta sulla terra anche ai più pii e più devoti. Quindi, secondo lui, crolla anche questo Dio che vuole il nostro benessere a lungo termine. Qualcuno rivendica invece la necessità di amare un Dio che ci ama. Siccome Dio ci ama, dobbiamo amarlo. Ma, dice Grayling, anche in questo caso l'argomentazione è fallace, in quanto ci viene chiesto di accettare il ragionamento: A ama B e pertanto B deve fare come A richiede. Tutto questo è inaccettabile umanamente. Questa idea di Grayling, di questo filosofo inglese contemporaneo, è che, vediamo come risponde alla domanda fondamentale: ma che cos'è il bene nella contemporaneità? È la migliore vita umana umanamente vissuta in modo umano, una voluta ripetizione che dischiude al contrario tutte quelle potenzialità che un approccio religioso non sarà mai in grado di esprimere. Ve la ripeto questa frase perché davvero è un punto di riferimento anche per chi non crede. Che cos'è il bene? Dice Grayling, è la miglior vita umana umanamente vissuta in un mondo umano. Che bello! Atletica del pensiero. Faccia che soffriva, e lui non lo sa quant'è che ha pianto, solamente adesso se ne sta rendendo conto che lei non è più lei. Siamo al finale, amici di In Diagonale. Abbiamo fatto Atletica del pensiero in questa puntata parlando di contemporaneità, di quello che accade nel mondo, e abbiamo toccato solo episodi minimi, anche se tragici, drammatici davvero. E abbiamo cercato attraverso i filosofi, attraverso i pensatori, di cogliere questo nostro essere contemporaneo. E abbiamo scoperto che molti di questi filosofi sottolineano l'importanza di essere un po' contro la propria contemporaneità. Ed è quello che noi stiamo facendo con Atletica del pensiero. Tutto ciò ci ha gratificato molto, no? Perché quello che noi facciamo, interrogarci alla domenica mattina sulle cose che accadono intorno a noi e anche dentro di noi, significa discostarsi appena un attimo dal presente, dall'attuale, per essere davvero contemporanei. E quindi abbiamo sentito dire dai filosofi che essere sempre abbagliati dalla luce della contemporaneità porta a non vedere la contemporaneità, e chi fa questo dunque non è contemporaneo. E abbiamo ascoltato musica, come al solito, abbiamo cercato di curare la nostra anima contemporanea, ma non abbiamo parlato di poesia contemporanea, e io vorrei davvero salutarvi con una poesia di Pierluigi Cappello, questo poeta di cui spesso parliamo nelle nostre trasmissioni, questo uomo morto giovanissimo e che ha avuto una vita tristissima, 16 anni, vittima di un incidente col motorino e rimasto sulla sedia a rotelle per tutta la vita. Pierluigi Cappello è davvero una voce importantissima della poesia contemporanea.
e secondo me conclude benissimo questa puntata. Vi leggo una sua poesia molto breve, si intitola Poesia scritta con la matita, e con questa poesia vi do appuntamento domenica prossima per un'altra puntata di Atletica del Pensiero a In Diagonale. Pierluigi Cappello, Poesia scritta con la matita. Sono devoto all'anima di grafite della matita. Un solo colpo di gomma e il segno lasciato sparisce. Sentieri imboccati con leggerezza si riconducono alla docilità della via maestra. I crolli vengono evitati con un'alzata di spalle. L'imprevisto è un vecchio con il pugnale spuntato. L'anima di grafite non conosce soste, esitazioni. Nel suo stesso procedere in avanti ci chiama alla possibilità del ritorno. Nel suo segno scuro riposa la dolcezza del bianco. E Angelina torna a sorridere, tenendo per mano un bambino abbagliato dal sole. Abbiamo ascoltato In Diagonale, l'atletica del pensiero, di Giovanni Petta. Guarda come piove in diagonale, sui miei pensieri e sulle tue parole, sul tuo vestito che si attacca addosso, sul mio imbarazzo, l'erba dentro il fosso. Guarda come piove in diagonale, senza l'ombrello l'acqua bagna i sogni. Piove sul terrazzo dell'estate, sulle promesse ormai dimenticate. Ma poi c'è il sole, luce, gioia vera, c'è il vino degli amici e della sera. E l'erba di collina torna verde, e il verde prende luce e poi risplende. L'odore della terra alle narici, gli uccelli in volo sembrano felici. Ecco il mare luccica lontano, è un mare ancora freddo, molisano. Guarda come piove in diagonale, sulla pineta, gli orti, dentro i muri a secco, muriccioli di confine. Piove sulla mia voglia di partire, e piove, piove, piove in diagonale. Piove sulle canzoni da cantare, sul tuo vestito che si attacca addosso, sul tuo imbarazzo, l'erba dentro il fosso. Ma poi c'è il sole, luce, gioia vera, c'è il vino degli amici e della sera. E l'erba di collina torna verde, e il verde prende luce e poi risplende. L'odore della terra alle narici, gli uccelli in volo sembrano felici. Oh, ecco il mare luccica lontano, è un mare ancora freddo, molisano. Bye.